procuratore del Comune di Milano, dirigente della direzione distrettuale antimafia, e ringraziando la scuola Caponetto, l'associazione libera, come l'Ampi, stessa che ha fatto la sua presenza, perché la sua presenza è abbastanza molto importante e molto presente. No? Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Innanzitutto, noto con piacere che stasera, nel 36esimo anniversario della Brescia, siete presenti molto numerosi. E non sono presenti solo quelli come me, definisco una diversamente giovane, ma anche degli effettivamente giovani. E io credo che la vostra presenza sia il modo migliore per mantenere il loro ricordo. Onorare la memoria di uno dei nostri più illustri, ma credo anche che voi siete qua perché avete voglia di sapere, di conoscere. Perché quando io nel corso delle mie indagini sento testimoni che mi dicono la mafia, la branca, non mi sono mai accorto di niente. A volte credo che lo dicono, a volte penso non sono particolarmente intelligente. O forse c'è effettivamente nella nostra popolazione lombarda un deficit di conoscenza del fenomeno. Quindi quando colgo l'occasione di queste serate per andare a parlare con i miei cittadini, sono positivamente colpita dalla loro presenza, perché dico chi non sa non vede. Voi siete qui perché volete sapere, perché volete conoscere. Vedete, prima l'attore ha letto l'ultima intervista, l'intervista che viene definita il testamento del generale della Chiesa, che questa sera siamo chiamati a commemorare. E a me innanzitutto ha colpito un aspetto di questa intervista, fatta da un altissimo giornalista, oggi scomparso, quando chiede al generale: generale, ma da dove nascono le sue grandissime ambizioni? Guardi che qui nella lotta alla mafia hanno praticamente fatto tutto, ma perché ci si mette anche lei? Subito dopo l'incendio, sempre su Repubblica, è stato pubblicato un articolo dello stesso giornalista, il quale dice: ha vinto la mafia. Dovevo spiegare io al generale che forse non era il caso di lanciare la sfida. Dice, è stata più forte la mafia, come si poteva prevedere? Come nei limiti dell'educazione cercai di dirgli quel giorno quando ci trovavamo a tavola sua moglie e lui e io in un noto ristorante. Credo di avergli detto così, generale, ma lei è stato a Palermo, ma come pensa che le lasciano mettere alcuni legami tra la mafia e il potere politico? E ancora rincara la rosa, perché allora un uomo così esperto, così scaltro, aveva accettato la scommessa in un paio con la mafia? Perché fingeva di non capire ciò che il cronista arrivato da Milano sul suo invito continuava a ricordare? Ma dove devi andare? Ecco, questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato. Se uno dei più grandi giornalisti dell'epoca si approcciava al generale che aveva ricevuto questo importantissimo incarico, diceva: ma tu, ma dove credi di andare? Non aveva capito una cosa importante. Innanzitutto non aveva capito che il generale della Chiesa era un soldato. Vedete, c'è un passo delle ode del poeta Latino Orazio che mi colpisce e che viene indicato nella preparazione di un libro che ricorda i 27 magistrati caduti vittime del dovere. Dulce e il decorum est pro patria, è dolce e dignitoso morire per la patria. Sono certa che questo pensiero era assolutamente condiviso dal generale. Quindi il generale era un soldato. Un soldato non si deve chiedere qual è il fine ultimo delle sue azioni. Deve fare il meglio quello che gli ha toccato il sopra di fare, quello che lui ha fatto. In quel momento ha toccato combattere la mafia e lo ha fatto fino a sacrifici estremi. Quando mi viene chiesto, ma dottoressa, ma veramente
lei con le sue indagini, voi magistrati, pensate di sconfiggere Cosa Nostra piuttosto che la Verità. Ma non avete capito niente. Ma ormai sono secoli che sono presenti nel nostro paese. Non c'è nessuna speranza. E no. A me non interessa sapere se vincerò o perderò, perché non spetta a me fare simili valutazioni. Perché cosa il cittadino italiano ha fiducia in me, mi paga lo stipendio? Perché io combatto la criminalità organizzata e il mio dovere è farlo bene, delle mie possibilità. Quindi il generale ha adempiuto il suo dovere, fino al sacrificio estremo, che paradossalmente ha, può sembrare una eresia, ha prodotto i suoi frutti, perché ricordo a tutti che dopo l'omicidio di Via La Torre e dopo l'omicidio del generale, nel giro di pochi giorni, pochissimi, credo il 16 settembre, è stata approvata la legge Romano La Torre, legge che ha introdotto finalmente il delitto di associazione delinquente di Stato mafioso. E ha introdotto le misure di protezione patrimoniale nei confronti dei mafiosi, perché purtroppo in questo paese noi seguiamo sempre la legislazione di emergenza, abbiamo sempre bisogno dei morti, delle strade, del sangue per introdurre, dare ai magistrati, alle forze di polizia degli strumenti di contrasto prima al terrorismo, oggi al crimine organizzato. Tant'è che abbiamo leggi che credo siano un unico al mondo. E allora dobbiamo fare questa riflessione, ma come mai, se abbiamo questi strumenti potentissimi, la macchina non è stata sconfitta? Anche qui possiamo aprire un dibattito. Qualcuno dice e ha detto: attenzione, non fatevi fuorviare da quelli che fanno la gran cassa antimafia, perché in realtà la mafia, intesa Cosa Nostra, è stata sconfitta, perché dopo le stragi c'è stata una fortissima reazione della società civile, perché adesso in Sicilia si respira un'aria diversa, un'aria nuova, perché la società civile rifiuta, sente come qualcosa di diverso da sé il mafioso. È così, non so, io parlo della realtà che conosco, della realtà lombarda. Posso dire questo? Bisogna fare questa premessa. Regno d'Italia, uno dei padri della patria, Giuseppe Mazzini, disse una frase profetica, ahimè: l'Italia sarà quel che sarà il meridione. Com'è il nostro meridione? Com'era all'epoca? Ve lo dico subito. Nel 1876 due giovani aristocratici in Toscana che poi ebbero importanti incarichi di governo, si chiamavano Leopoldo Franchetti e Silvio Insondino, fecero un viaggio in Sicilia. C'era da poco stato Unità d'Italia e volevano rendersi conto come era questa parte del paese di tra virgolette nuova acquisizione. E lo spaccato che era stato fatto nella loro relazione era veramente allarmante. Due pillole di questa relazione: l'autorità governativa in Sicilia sta accampata in una società che si fonda su ordinamenti che hanno la presunzione che non esista autorità governativa, non esiste lo Stato. La gran parte della popolazione riconosce e giustifica forze che altrove sarebbero considerate illegittime, i loro metodi. Di tal che chi si mette dalla parte della legge non solo è esposto alla vendetta da parte di quelli che loro definivano i facinorosi, ma anche esposto al disdoro dell'opinione pubblica. Spia, hai collaborato con l'autorità. Questa era la situazione nel nostro paese in Sicilia nel 1876. Veniamo ad oggi. Recenti indagini, qui parliamo di 'ndrangheta, dialogo tra due traghettisti che avviene in un argomento in cui
eravamo riusciti in Calabria, in cui eravamo riusciti a mettere una microspia vicino all'albero. Uno spiega all'altro: vedi, il mondo si divide in due, quel che è Calabria e quel che diventerà Calabria. Questo è il programma. Purtroppo, anche queste parole stanno diventando profetiche. Vi faccio un esempio recentissimo di un'indagine che non è la nostra, ma che riguarda la vicina Emilia. Avete presente la civilissima Emilia, dove tutto funziona, dove c'è un civismo a livelli esagerati? Bene, Brescello, credo che è un paese che molti di noi conoscono, perché io confesso di aver visto almeno 100 volte il film per poi non capirlo, quindi Brescello sarà il mio cuore, anche se non ci sono mai stati. Cittadini di Brescello che vengono intervistati, non il secolo scorso, 3-4 anni fa, sulla presenza di mafiosi traghettisti nel loro paese. Ricordo a tutti poi che il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Però un gruppo di ragazzi, studenti liceali, fece una videoinchiesta prima addirittura dell'indagine della magistratura. Risposta di alcuni cittadini di Brescello: sì, è vero che a Brescello ci sono dei mafiosi, ma non danno fastidio a nessuno. Un altro: la mafia, sì, certo, la mafia c'è, ma la mafia è quella che ruba i ricchi per dare ai poveri. Non è loro amico, non è loro amico. Benissimo. Nel mio negozio entra un cliente, basta che paghi, se poi è mafioso, almeno un po'. Il risultato di questa consorteria è che avevamo, avete presente la processione del Cristo parlante che va verso il fiume, che è stata rappresentata benissimo, dovrebbe essere nel suo libro, nel film. Bene, Brescello, che ormai vive di turismo sulle vicende di Pelpone e Don Camillo, ha istituzionalizzato questa processione del Cristo parlante. Ebbene, in processione c'erano il sindaco, il parroco, il Cristo parlante e Francesco Calderaro, cittadino benedetto, che dava da lavorare tanto. Perché? Perché, soprattutto ora, il crimine organizzato, di cui allora parliamo soprattutto di tratta, crea consenso, risolve problemi di ogni genere, da lavoro, fa girare il denaro, risolve controversie. L'esempio più banale: nel nostro paese si dice pagare il proprio creditore non conviene, conviene dirgli fammi causa, passano 10 anni, se verrò condannato poi a pagare quel che devo, pagherò gli interessi legali, guadagno di tutte le risorse in banca e non pagare. I tempi della giustizia civile sono almeno lunghi, ma stiamo migliorando. E quindi molti imprenditori cosa fanno? Si rivolgono al compare del prossimo di turno. Hanno un credito da recuperare, qual è il problema? Oppure investimenti a seguito di prospettate modifiche del piano regolatore. Se compare Cosimo dice all'imprenditore: guarda, io avrei una certa sommetta da investire, 300.000 euro in contanti, a me che me ne importa che lui è calabrese, che apparentemente non fa niente, che ha 300.000 euro in contanti, che come non ho, ci penso io. Ancora, imprenditori che vogliono avere una posizione leader in un determinato settore, prendiamo il settore classico edilizio. Bene, in questo contesto territoriale voglio che lavori con la mia ditta. Quindi è molto semplice che io mi rivolga a famiglie imprenditrici del luogo e con il loro supporto, la loro alleanza, mi creerò una situazione di
che la mia ditta rispetti le regole, paga le imposte, assuma i dipendenti in regola, smaltisca regolarmente i rifiuti. Non importa niente a nessuno. Perché, vedete, una delle emergenze vere in questo momento è il traffico dei rifiuti, il nuovo business. Al punto che degli imprenditori calabresi dicono, ecco, una volta mi prendevano la cocaina, ti arrestavano, adesso ti prendono la cocaina e ti denunciano a piede libero, ti prendono con un cane pieno di rifiuti, ti mettono in galera, diciamo, c'è più religione, non vi riconosco più in questo paese. Gli incendi, rifiuti decisamente trattati, parte dei quali vengono guarda caso dalla campagna, si risalda nei rapporti tra le diverse organizzazioni di criminalità organizzata, stoccati in capannoni dismessi, dati le fiamme. Poi abbiamo un capannone con dentro dei rifiuti che brucia per un paio di giorni. Quindi questa è la realtà attuale. Tornando al generale, noi dobbiamo fare in modo che il sacrificio dei miei colleghi delle forze di polizia, diciamo, per l'adempimento del loro governo, non sia vano. Le parole del generale in quest'ultima intervista, nella parte finale, devono far riflettere ciascuno di noi. Dice, insomma, è stata letta prima, gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, certamente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. La 'ndrangheta ora quello è vista come organismo risolutore di problemi. In molti casi perché da parte degli imprenditori lombardi c'era un agire secondo un criterio di convenienza, si persegue il profitto ad ogni costo. In altra parte, perché citavo prima, il traditore in difficoltà si rivolge alla 'ndrangheta piuttosto che alla magistratura per risolvere un problema contingente, cioè in crisi di liquidità che vuole recuperare i crediti. Anche questa condotta è assolutamente censurabile, sia ben chiaro. Apro una breve parentesi sempre sul tema del traditore, se poi dovessi parlare della parte dei politici, probabilmente staremo qua fino a mezzanotte. Nel corso di questi 11 anni in cui io mi occupo di indagini di criminalità organizzata, ho avuto un solo imprenditore che è venuto a denunciare di essere stato vittima di una intimidazione mafiosa. Uno, in quasi 20 anni. Tutti gli altri sono emersi a seguito di intercettazioni, a seguito di contestazioni, hanno purtroppo poco ammesso di essere stati vittime di estorsione. Bene. Quando si è seduto davanti a me e ha detto guardi, mi hanno fatto questo, questo e quest'altro, mi hanno bruciato le mani, mi hanno mandato la busta col proiettile e sono stato duro, io quasi non credevo alle mie orecchie, sono quasi svenuta dall'emozione. Peccato che subito dopo, nell'esporre il suo racconto dei fatti, mi abbia detto guardi, adesso non si offende, io non sono venuto subito da lei, perché sono andato prima da compare il senatore per farmi risolvere il problema. Poi, sa, quando ho capito che anche io per il suo tornaconto voleva da me per la mediazione 25.000 euro, ho capito che non mi conteneva. Sono stata la seconda scelta. Non mi offendo, però, ma non è che questo mi bisogna, che sia la seconda scelta e venire dopo un parasalto. Comunque, ecco, al di là di questa considerazione, tornando alla frase del generale, dice gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi dei mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari. Assicuriamoli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati. Quindi, innanzitutto lo Stato deve fare in modo che le cose funzionino, dico io da magistrato, parlavamo prima delle imprese della giustizia civile, certamente dobbiamo migliorare. Certamente questo è un messaggio che sta a significare che la lotta alla mafia non la fa solo la magistratura, non la fanno solo le forze di polizia, la facciamo tutti. Ciascuno di noi deve fare al meglio quello che gli è toccato il sogno di fare.
ciascuno di noi può portare una voce affinché giri la ruota del mondo e dare un piccolo contributo, perché vedete, io vado spesso a parlare nelle scuole e di solito porto con me un filmato che potete scaricare su YouTube, che è stato girato in occasione della commemorazione delle stragi, della strage di Capaci. È un filmato registrato in una scuola elementare. Si vedono dei bambini di quinta elementare che, di nascosto dalla maestra, prendono il esercito delle presenze, col bianchetto cancellano il proprio nome e cognome e mettono il nome e cognome dei caduti. Quindi il magistrato uccisi, per luoghi di scorta. Quindi quando la maestra, che non si era accorta di niente, fa l'appello all'inizio dell'ora di lezione, legge i nomi dei caduti, ciascuno dei ragazzini, dei bambini, perché sono dei bambini più elementari, si alza e dice presente, presente, presente. Ecco, ciascuno di noi deve dire presente, solo così possiamo onorare la memoria dei nostri caduti. Grazie. Pensiamo davvero di andare a dire a qualcuno
a cui sono volati per decine di metri, schiantandosi per terra, sfracellandosi parenti. Tu non ci hai fatto anche. Tu intanto stai buono. Come si fa? No, io lo dico perché cioè io ho visto mio padre. Intanto stai buono. No, le garanzie, no. Giustizialista, no. Forse dovremmo ripensare al potere legislativo, alla composizione del potere legislativo. Guarda caso, se andiamo a vedere chi scrive le leggi in Italia, sono quasi tutti avvocati. E questo qualcosa, questo, il fatto che siano tutti avvocati, o il 30% siano avvocati, che non sono professioni, è infinitesimale rispetto alla proporzione degli avvocati presenti all'interno del potere legislativo. E qualche influenza avrà? Qualche mancanza di sano pragmatismo questa cosa ce l'avrà? O è tutta teoria? Perché siamo attenti, perché se gestiamo la giustizia come qualcosa di teorico, come completamente scollegato dalla quotidianità in cui siamo immersi tutti noi, poi non possiamo andare a dire vai a denunciare, perché sapete, cioè io vado a denunciare, ma sapete cosa faccio? Esercito un lusso, non un diritto. Io ho il lusso, cioè per me ho il lusso poter denunciare. Questo è drammatico. Questo azzera il concetto di comunità con leggi quali per tutti. Perché mi ricordo che una di voi, il mio padre, è stato con il presidente greco Oscar Registrato. Un giorno aveva raccontato di quando nel 1920 suo padre aveva vinto il concorso per le poste. Il papà di Scalfaro ha chiamato Oscar Luigi, il cognito, lo aveva fatto sedere sulle ginocchia e gli aveva fatto vedere il documento dove si dava atto della vincita del concorso e in cui poteva essere richiesta la designazione per scegliere. C'erano tre ipotesi, 1, 2 e 3. Il padre di Scalfaro prese e tracciò una linea su tutte e tre le ipotesi. Perché lo Stato guarda dove c'è bisogno, lo Stato guarda dove serve. Comunità, fare insieme qualcosa, ma per fare insieme qualcosa dobbiamo avere gli stessi diritti tutti. Per fare qualcosa dobbiamo essere tutti pari, e dobbiamo capire cosa che ci unisce. E ciò che ci unisce ancora una volta, e si torna all'inizio, sono le cose belle, la tutela delle cose belle, la tutela delle opportunità, la tutela di poter fare cose nella nostra vita, la tutela di poter volere bene. Tutto qui. Questo è, non vuole essere, quello che ho detto non vuole essere una fotografia drammatica dell'esistente, no. È una richiesta di sorridere. Tutto qui, grazie.